Dove sono tutti quanti? Non lo sappiamo, è la cosa che stiamo cercando di capire in questi anni. La grande novità è che finalmente abbiamo la possibilità di farlo con i mezzi della scienza, perché abbiamo migliaia di pianeti scoperti negli ultimi 20 anni, che saranno sempre di più in futuro, dove quindi potremo andare a puntare i nostri strumenti di osservazione, i nostri telescopi, per catturare qualche indizio, per capire per esempio se nell'atmosfera di questi pianeti c'è qualche elemento, qualche molecola, qualche gas che sulla Terra è legato all'attività biologica e che quindi ci potrebbe far capire se c'è attività biologica anche su questi altri pianeti. Quello che penso io è che la vita possa essere un fenomeno abbastanza comune nell'universo. Non vedo ragioni per cui ci sia nulla di speciale dietro quello che è avvenuto sul nostro pianeta. Quello che però potrebbe essere speciale e difficile da replicare altrove è tutte le condizioni necessarie perché questo avvenga, che ancora non conosciamo del tutto. Non sappiamo bene che cos'è che rende un pianeta abitabile oppure inadatto alla vita. Nel nostro sistema solare abbiamo l'esempio di tre pianeti in linea di principio abbastanza simili, come Venere, la Terra e Marte, ma solo uno dei tre è veramente abitato, gli altri due hanno avuto un'evoluzione completamente diversa e catastrofica per quello che riguarda la vita. Io credo che la Terra sia unica, nel senso che è unica per noi. Io non credo che ci sia una Terra B, un piano B. Abbiamo un solo pianeta dove possiamo stare. Noi siamo un prodotto di questo pianeta, l'evoluzione che ha portato agli esseri umani, che poi sono soltanto una tra le tante specie viventi del nostro pianeta, è un'evoluzione che è legata ai fatti e all'ambiente di questo pianeta. E non possiamo prendere le specie viventi terrestri e trapiantarle altrove tanto facilmente, quindi faremmo bene a tenere presente questa cosa.